Questo numero di vita trentina fissa un passaggio importante, direi quasi storico, nello sviluppo della storia editoriale della nostra testata. Con domenica 24 maggio, che è la giornata mondiale delle comunicazioni sociali, è online il nostro nuovo sito. Non è un'operazione grafica, molto di più, è forse la pietra angolare di un progetto che ci vuole vedere più presenti nel digitale con fiducia, come titoliamo in copertina, riprendendo anche l'esperienza di questa quarantena che ha dimostrato quanto la nuova tecnologia può essere utile anche nella pastorale. Nuovo sito dunque, non stiamo a svelarlo, ma per dirlo con le parole del nostro Alberto Formaiano, è un progetto che punta molto sull'evoluzione. Abbiamo collaborato con la IDS Unitelm, una società a livello nazionale, per realizzare un'architettura nuova che tiene insieme appunto l'innovazione, ma anche l'archivio, la capacità di rimandare al passato, di favorire una riflessione. E poi la partecipazione con voi lettori, navigatori, per tenere vivo quel dialogo aperto, che è un'altra parola storica di vita trentina. Un lavoro che poi passa attraverso una maggiore attività sui social media che già stiamo facendo, in dialogo anche con il sito diocesano. Ci direte come trovate questa nuova navigazione che tiene conto naturalmente del fatto che molti di voi ci incontrano dai dispositivi mobili. Ma sono passati anche 5 anni dall'enciclica Laudato Si, è l'altro tema importante di questo numero di Vita Trentina, che è particolarmente ricco. Infatti trovate anche le 12 pagine di Vivere Insieme, la rivista per pensionati e anziani, ma non solo, che racconta fra l'altro questi mesi di quarantena. Insomma, molte novità, non mi resta che augurarvi una buona lettura.